Ciao ragazzi, ben ritrovati in Underlink e bentornati su Xenoverse per Aspera ad Astra. Oggi si affronta il Pokémon più forte di tutti. Vai, entriamo. Non è che dovremmo affrontare nostro padre? Non si sa mai. Ok. Ma Aster è con me ora. Ah, è qui allora. Eh sì, siamo sulla luna? Siamo arrivati! Deoxys, ci sei? Benvenuti ragazzi. Da qui la vista è davvero magnifica, non pare anche a voi? Ma maestro! Link, come sei cresciuto? Come sta la mamma? Ha un nuovo ragazzo. Su via, un po' di entusiasmo, quelle brutte facce non si addicono ad una bella rimpatriata. Dopotutto sono anni che non ci vediamo, no? Vi aspettavate di trovarmi in tutt'altra circostanza, non è vero? So cosa state pensando. Orbene, quella che avete davanti ai vostri occhi è la pura e semplice verità. Sono io il comandante del Team Dimension. Questo non me l'aspettavo. Maestro. Versil. Hai idea di tutto quello che abbiamo dovuto affrontare per arrivare fino a qui? Tuo figlio. Tuo figlio si è fatto in quattro per ritrovare suo papà scomparso e tu? Tu pensi di cavartela con così poco? Vedi di calmare i bollenti spiriti, Aster. A tutto c'è un perché e a voi più di chiunque altro devo una spiegazione. Beh, direi... Comprendo il vostro punto di vista, ma vi prego di darmi ascolto. Tutto ciò che ho fatto è stato per il vostro bene, credetemi. Hai inscenato la tua scomparsa per proseguire indisturbato col tuo piano malato. Pensi che le tue parole abbiano ancora valore per noi? Chissà quante altre fandonie hai raccontato. È per questo che sono qui col cuore in mano, per raccontarvi come stanno realmente le cose. Ciò che sto per dire... Sarei primo di una serie di bocconi amari, ma se ho scelto di dirvi la verità lo farò fino in fondo. Vedete, il nome con cui mi conoscete Versil non è che uno pseudonimo. Si chiama Silver, è ovvio. Silver di Gioto! È questa la mia vera identità. E l'avevamo capito, comunque. Pazzesco, persino il nome era una balla. Era un anagramma, dai. Sulle mie spalle ho sempre portato un gigantesco fardello, il nome di mio padre, Giovanni. In quanto capo dell'organizzazione a delinquere più importante di Kanto e Johto, la sua fama nel mondo della criminalità era smisurata. Sì, ha senso, perché il Team Dimension è sorto sulle ceneri del Team Rocket e Silver, che è il figlio di Giovanni, ha creato lui il Team Dimension, quindi ha senso effettivamente che sia lui il capo. Era così ovvio, Andre Link, sveglia! Erano tantissimi clan che desideravano ardentemente unirsi sotto la sua ala, perciò in breve tempo costruì un enorme impero della malavita. Non ho mai voluto che i nostri nomi fossero accostati, così, sul consiglio di un amico della Polizia Internazionale, decisi di cambiare vita in un'altra regione. Non mi sarei mai dato pena se il mio passato avesse influito sulla mia nuova famiglia. Così, assieme alla mia compagna, mi trasferii qui a Eldiu, adottando gli pseudonimi di Versil e Edera, per evitare di essere rintracciati. Lei ovviamente è Leaf, o comunque sia Blu. Quindi anche Edera era a corrente di tutto fin dall'inizio. La sua conoscenza dei fatti si limita a questo, per il resto ne sa quanto voi, se non meno. Ora però, lascia che arrivi al punto focale della vicenda. Tutto andava per il verso giusto, mi ero sposato con Edera ed ero seriamente intenzionato a lasciare un bel ricordo di me ai miei posteri collaboratori di Balansopoli. Mio padre, dal canto suo, aveva allargato gli orizzonti interessandosi ai viaggi interdimensionali in cerca di nuove terre da conquistare e l'abbiamo visto con il Rainbow Rocket, morto però lì. Fu proprio in uno di questi che un giorno cadde vittima di un Pokémon, andandosene per sempre. Giuntami la notizia, credevo che ne sarei stato sollevato, eppure non faceva che darmi il tormento.
E se quell'essere immondo che lo aveva portato via potesse nuocere anche i miei cari? Giovanni è raggiunto nello Xenoverse, vero? Proprio così, Aster. Il Pokémon che ne aveva strappato la vita era niente meno che Dragalisk, il signore di quel mondo. Penso di capire dove tu voglia andare a parare, Versil. Il Team Dimension, il tuo piano di distruzione, mi stai dicendo che tutto è scaturito dalla paura? Non avrei sopportato di perdere anche la mia famiglia, perciò mi ingegnai alla ricerca di una soluzione. Finalmente, negli antichi racconti della regione tramandati dai cardinali, trovai la chiave di volta, la creatura primordiale, i Pokémon iniziali, le energie rosse e blu, gli Xenovarchi e infine l'Eclipse Xenoverse. Decisi che sarebbe stato quello il momento propizio per entrare nello Xenoverse e distruggerlo, in modo che non potesse più fare del male a nessuno. Per farlo, però, avevo bisogno di qualcuno dal cuore puro, che si facesse baluardo delle due energie indispensabili per aprire il Gran Xenovarco. Link, hai deciso che sarebbe stato lui ad aprirlo per te, non è vero? Avrei preferito lasciarlo fuori da tutta questa faccenda, ma era nato sotto una buona stella. In parole povere, era perfetto per questo incarico. Decisi che gli avrei assegnato uno dei tre Pokémon iniziali e poi avrei fatto sparire le mie tracce, facendo sì che la sua avventura lo conducesse sino a qui alla mia ricerca. E così è stato. Link, ti chiedo di lasciare a me il tuo Pokémon e i due codici di modo che il piano possa procedere. Una volta concluso, qui, torneremo a vivere come una normale famiglia, te lo prometto. Figlio mio, se ti ho messo in pericolo ti chiedo di perdonarmi. Tutto ciò che ho fatto è stato in vista di un bene maggiore. E se ho fatto soffrire te e la mamma è perché non avevo altra scelta. L'Alter! Victor mi aveva informato di un simile episodio avvenuto sul Quasar Express. Questo deve essere l'Alter che si scatena quando ti abbandoni totalmente all'energia Xenoverse. E non avevo mai visto uno dal vivo. Che meraviglioso potere. Ma è malato? E così vuoi sfidarmi? Bene, fatti avanti. Ma nostro padre è pazzo. Cioè, ora è contento che ci siamo trasformati? Ma che succede? Voglio andare in fondo a questa faccenda. Sappi che non ci andrò leggero. A meno che l'Alter... Sì, è l'energia malvagia dello Xenoverse che ci controlla, ma... Se fosse che scaturisce da Dragalisk? Però... Però, un minimo, eh. Non dico tutto, ma un minimo. Ah, velencro... Ecco, c'ha velena. Ah no, strano. Vai, Drago Pulse. Ah, già, flusso Drago. 5 almeno devo fare per fare un buon danno. Yes. Vai così. Fanghiglia che ne ho solo una. Dragartigli. No. Vai. Oh, perfetto. Perfetto. Elisir e ci siamo. Drago Pulsar, baby. Drago Pulsar, baby. E ancora. Mamma mia, ragazzi. Mi ha torzato con solo Crobat, eh. Ricarichiamo, vai. Iperpozza e ci siamo. Vai, perfetto. Ricarica al massimo. Acrobation, ma non importa. Acrobatic, sì. Ma non importa. Ve le incrosce e... Ok. E il primo è andato. Tutti conti e long. Tutti conti e long. Weavile. A cavolo però, Weavile si fa male. Perché è il ghiaccio Weavile. Ghiaccio buio, quindi mettiamo Endebar. A meno che... No, niente a meno che. Lotta e andiamo con... Lancia fiamme! Ah, ok.
che... Uela! Ehi, ehi, ehi! Così sì, quando mette la maschera, dai! Bellissimo! Più bello con la maschera calata piuttosto che se la può levare. Carino! Molto carino! Oi! Rexfiem, ok. Vabbè, colpo basso ha fatto... Ah, ma è super efficace! Ehi, ehi, ehi! Vai, vai! Prego, prego! Vadi, vadi! Ma è ancora vivo! Oh! E te ne vai! E dai! Oh, allora! E adesso via, non ho capito! Feraligator! Andiamo Bunny! È shiny, questo Feraligator! Vuoi vedere? Ah no, normale. Ah! Non so, me lo aspettavo shiny per qualche ragione. E la zuffa! Ha resistito, ha resistito! Ok, buono però. Buono così. Penso un attimo a ricaricare Pokémon scarichi perché ragazzi, davvero... Non ho più revitalizzato. Ho vita l'erba però ancora. Mando Tien Long a sto punto. Col Drago Pulsar e roba varia. Ok. Meno male che l'ho ricaricato. Oltraggio, no! Sì, invece! Feraligator perde qualche PS. Ok. Weavile ancora. Ho detto che sì, che Weavile. Manda Weavile, manda a chi ti pare. Ok. Dopo Weavile chi ha? Un altro ce n'ha. Come ha resistito non lo so. Entei, ok. Non so cosa abbia. Magifuoco, e beh, fallisce, grazie. Che sto facendo, ferma. Allora, ragazzi, questa è particolare come lotta. Colpo basso. Ah, però non male. Non male colpo basso, Quadrisciottato con colpo basso. Oddio, potrei prendere un altro danno? Entai con colpo basso. Dunque, lui ha Entei. Aster ha Suicune. Manca qualcuno che abbia Raikou. Vedrà. Ero certo che puntare su di te si sarebbe rivelata la scelta migliore. E ecco, senza Pokémon tra l'altro, Sono calmato, papà. Sembra che questa volta abbia placato quel risentimento. Sai, Link, poco dopo l'avvio del piano, il caso ha voluto che sul mio cammino si presentasse quello che credevo un tuo valido sostituto. Tu e Trey eravate in un certo senso destinati a scontrarvi e chi di voi due l'avrebbe spuntata si sarebbe rivelato il vero prescelto. Dopo questa lotta, posso finalmente dire con certezza che la mia intuizione iniziale era corretta. Sei tu il messia, figlio mio. Ormai è finita. Il tuo piano decennale non andrà in porto. Arrenditi, Versil. Aspetta, non dirmi che... Sei sempre stato un ragazzo sveglio, Aster. Non è finito proprio un bel niente, anzi... È qui che inizia tutto. Shireon, Trishout... Sono sempre stati lì per tutto il tempo. Per ripristinare il Gran Xenovarco sono necessari 3 ingredienti. I Pokémon iniziali... Le 2 energie e, infine, qualcuno che le porti con sé. Link, in qualche modo avrei dovuto lasciarti liberare il potere del tuo Pokémon. Lo scopo della nostra lotta era questo sin dall'inizio. E ora, apriti, Xenoverse! Ma scusami, siamo nello spazio aperto. Wow!
Le leggende tramandate dai cardinali non erano semplici racconti. Le porte dello Xenoverse si sono spalancate qui dinanzi a me. Perdonami, Link, ma è una faccenda che devo sbrigare da solo. Se mi sarai ancora di intralcio, sarò costretto ad agire di conseguenza, impedendoti di farlo. Versil, non farlo, è troppo rischioso! Cosa pensi di poter fare una volta là dentro? Per demolire il pianeta è necessario privarlo del suo padrone. Dragalisk cadrà per mano mia. Non sai a cosa stai andando incontro, Versil! Quello non è un essere alla portata di noi umani! È per questo che mi sono munito di un asso nella manica, una vera e propria arma finale. Mostrati a noi, Mewtwo! Ma Xenoverse. Vedete, ho omesso un piccolo particolare nel mio racconto. Prima di essere annientato, Giovanni ingaggiò uno scontro per la sopravvivenza contro Dragalisk, ma non poté nulla. Uno dei suoi Pokémon, però, riuscì a sopravvivere e, con le sue ultime forze, fare ritorno sulla Terra. Quel Pokémon era proprio questo Mewtwo. Ma in realtà, qui hanno preso molto la Pokémon Adventures. Però in Adventures Mewtwo sta con Blaine, ma qui un po' hanno cambiato, giustamente, è normale. E ci sta. Tornò dall'unica cosa che gli restava. Tu versi il filo del suo allenatore. Non ti sfugge nulla, giovane. Ebbene, è proprio così che andranno le cose. Tuttavia, Mewtwo era in condizioni fatali e fummo costretti a sottoporlo a un'ulteriore modifica genetica. Quello che avete davanti è il Mewtwo X, l'arma finale il cui potere è al pari degli dèi. Intendi Luxflon e Dragalisk? Link ha ragione, non ti lasceremo andare tanto facilmente. Bene. Sembra proprio che tu non voglia demordere, figliolo. Mewtwo, qui pensaci tu. Mi raggiungerai quando avrai messo al loro posto quei due impertinenti. Versil, no! Accidenti, dannazione! Link, io sono ancora sotto l'influsso della trappola di Victor. Qui sarei solo di troppo. Vado da tuo padre. Non riusciremo a passare finché ci sarà quel Mewtwo a difesa del varco. Non abbiamo altra scelta. Link, se vogliamo fermare Versil, devi affrontare quel Pokémon. Vado a curarmi, vado a curarmi. Mamma mia, non posso neanche curarmi. Vita l'erba, vai. Ah, sono carico, sì! Ragazzi, a questo punto... non so, affrontiamo anche Mewtwo? Dai. Oh. Bello. Figata. Non posso catturarlo, vero? Mamma mia, livello 60. Quanta vita c'ha poi? Può assumere il tipo della mossa che usa. Come assorbi pugno? No, dai. Ma dai! Ma non così! Dai! Fall'uomo fuoco pugno, avanti! Fall'uomo fuoco pugno! Ti voglio vedere! Psicobotta. Vabbè. Niente, vai. Davvero l'ha fatto? Ha fatto davvero? Ma è scemo? Niente, ho ricaricato Tianlong con Vitalerba, raga. Bene, con tutti i PS, ottimo. Ottimo strumento, Vitalerba. Drago Pulsar, vai. Potrei fare flusso drago, ma... No, che cavolo. Per fortuna attacco fisico, non speciale. Vabbè, fuoco pugno, sì, va bene. Ciao, grazie del danno. E via. Ho una ricarica Totti, però, io. Ho voluto controllare, perché sennò facciamo come l'altra volta che... Non ho catturato Roserade, non lo sapevo. Non è che io vado a spoilerarmi roba sul gioco senza saperlo. Se no non ha senso giocare in partenza. Anzi, io mi sto recuperando i video di Xenoverse di altri ragazzi dopo che ho giocato la parte interessata.
Se vedo che vanno avanti mi fermo. E va bene, è andato giù. Non accade. Infatti non accade. Mi tocca revitalizzante max, purtroppo. Ti allongo o Endeavor? Ti allongo. Ti allongo. Non ha più PP. Non ha PP. Tutta quanta l'ha fatta la PP. Mannaggia la miseria. Ma dai! Che cavolo però, dai! Dai, scottami, dai, tanto per farla comp... E ti pareva? E ti pareva? Non ha senso sta cosa, non ha senso proprio! Ah, siccome per essere tranquillo... Guarda, devo sprecarlo proprio, revitalizzante max, eh. Proprio mi vuoi proprio male, gioco. Mi vuoi male proprio. Ora! Un semplice drago artigli. Basta. Non lo so. Idropompa, ma per favore. Per favore, idropompa, ma dove sta scritto? L'arma finale, sì. Eccolo qua, ragazzi, sconfitto. E ora cosa farai, Mewtwo? Ah, se ne va. E va bene. Quel Mewtwo era davvero spaventoso. Ma tu sei riuscito comunque a tenergli testa. Complimenti, Link. Link, Aster, eccomi finalmente. Chi era? Ah, loro. Ce l'avete fatta, ragazzi. Come temevo, non abbiamo fatto in tempo. Abbiamo trovato Victor all'entrata e ci ha detto che eravate qui. Non c'è tempo da perdere, dobbiamo inseguire Versil. Alice, ma tu come... Trey mi ha raccontato tutto mentre venivamo qui. Beh, giusto. Link, posso capire quanto ti abbia scioccato la verità. Ma è proprio questo il momento di reagire. Se tuo padre è davvero in pericolo, dobbiamo andare lì dentro e aiutarlo. Non possiamo stare qui a piangerci addosso dopo aver fatto tutta questa strada. Sì, Alice ha ragione. Dobbiamo entrare nello Xenovarco. Anche noi è alla svelta. Coraggio, Link. Aspettiamo solo che tu te la senta di proseguire. Ma l'importante è che i Pokémon siano non sono carichi mai. Neanche per sbaglio. Ragazzi, io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi e noi ci vediamo nel prossimo video. Bye bye.